ricordi di tua madre come dirigente della Valle Salto, come sindacalista e anche come donna? Sì, devo dire onestamente che mia madre la ricordo più come sindacalista, la mamma di tutti, che non la mamma di Piera. Perché in fabbrica era nota come mamma Olga, ma non solo in fabbrica. Si occupava del sindacato, si occupava di questi diritti dei lavoratori che lei sentiva nel sangue, veramente, mamma. Quindi, e poi aveva questo grosso lato umano, per cui andavano da lei anche per confidare problemi anche di carattere familiare, non solo di carattere sindacale. E quindi c'era in mamma questa grossa carica di interpretazione anche di vita, che ci ha aiutati molto nel percorso. Io non sono figlia unica, ho anche mio fratello, che è nato 11 anni dopo dalla mia nascita. E comunque credo che per mamma, per noi in famiglia, sia stato un grosso faro di riferimento. Dopodiché Olga ha dato tutta se stessa e devo dire, se la devo collocare nel movimento operaio, la colloco più nel sindacato che a livello di partito. Mamma è stata una delle, credo, poche donne che hanno fatto parte del Comitato Centrale della FIOM. Ricordo, perché l'ho vissuto, perché in casa ne parlavamo moltissimo, quel famoso contratto del 1963 del Metalmeccanici, che ha segnato la vera svolta anche sindacale in Italia, nei luoghi di lavoro. Contratto molto sofferto, peraltro, durò con una lotta circa 6 mesi. All'interno vi furono degli obiettivi molto importanti, però fu un contratto che ha segnato, non mi ricordo, il risveglio della Fiat. La Fiat usciva dopo anni di oppressione da parte padronale e quindi tornò a lottare. In questa unione di lotta si costruì, credo, nel 1963 questo grosso movimento della FIOM, dei metalmeccanici, che ci ha trascinato e ha cambiato indubbiamente anche la vita economica e sociale del paese. Mamma partiva in seconda classe, prendeva il suo treno, non c'erano aerei pagati all'epoca, per lo più quando poteva viaggiava di notte per non togliere ore di lavoro né al sindacato né all'azienda e andava, allora andava a Milano, perché mi ricordo che la sede della FIOM era a Milano, la sede centrale non a Roma. Lì ha lavorato con Trentin, lei è stata molto utilizzata per la stesura stessa della piattaforma contrattuale del contratto del metalmeccanici del 63. Io dico che da quel contratto in poi io credo di poter assumere un elemento forte di sindacalizzazione anche da parte mia, perché poi quando mi sono trovata dietro suo consiglio, peraltro, dietro sua insistenza, a lavorare in CGL e mi sono trovata a far conto poi negli anni 70, quindi a breve, con lo Statuto dei diritti dei lavoratori creato e voluto appunto dalle premesse di questa grossa lotta contrattuale dal 63 e oltre. E non dimentichiamo che il 1970 fu un altro importante anno di svolta che cambiò anche noi come sindacato un nuovo modo di lavorare, perché forti del fatto dell'innovamento che dal 1963 in avanti abbiamo avuto all'interno dell'organizzazione sindacale in azienda, i consigli di fabbrica, i delegati di reparto, abbiamo poi potuto ricucire con una manovra, io dico, ideologica molto interessante, molto intelligente. Mi ha voluto ricucire questo statuto di diritti dei lavoratori all'interno dell'azienda, forti dell'esperienza anche del passato, quindi delle nostre lotte contrattuali applicate. Interessante, credo, il nostro spaccato riassalto, credo che vada letto, approfondito, in quanto è un passato, direi, di svolta e di insegnamento. A livello di sindacato.
Io ricordo che quando si discutevano gli effetti positivi che potevano avere, ad esempio, i consigli di fabbrica in sostituzione delle commissioni interne, molti compagni della Valsalto, forse del fatto che molti diritti di democrazia interna erano già stati in realtà ottenuti, non si rendevano ben conto dell'importanza del delegato del sindacato, perché comunque lì alla Valsalto di Asti loro avevano già raggiunto degli obiettivi di rappresentanza sindacale democratica molto avanzati. Tua madre ha fatto parte sia della commissione interna. Mia madre sì, nacque come membro di commissione interna e mi ricordo sempre che mi riferì a una battuta che voglio riportare perché era un po' come era considerata la donna anche da parte dei nostri compagni, no? Quando fu eletta entrò in commissione interna e Buon Corsetta disse vabbè adesso abbiamo chi pulisce la stanza. Allora lei 2 ore dopo era già dalla direzione aziendale a contrattare che quando venivano fatte le pulizie anche i locali della commissione interna da parte aziendale dovevano essere puliti. Una battuta sciocca se vogliamo, però questo la dice già lunga su quanto doveva recuperare la donna allora, anche no? Nel momento in cui ti atteggiavi ti affacciavi a far sindacato, quindi a schierarti. Quando è avvenuto, quando la sua entrata Ma io credo che prestissimo, perché credo intorno agli anni 55-56, quindi nel dopoguerra. Mamma, peraltro, quando io sono nata nel 46, 3 anni dopo fu mandata anche a scuola di partito Milano, che come donna e come donna astigiana, anche questo registrava un po' così un fatto del tutto abbastanza eccezionale, perché la vocazione era comunque una vocazione maschile, non femminile, anche all'interno del nostro partito e del sindacato di allora. Andò a Milano, la trovò dura perché la scuola di partito all'epoca era proprio pesante, complessa, analitica e lei lo confessava, tra l'altro, la trovò dura perché io ero piccolissima, avevo Per lei 3 anni era e facile. no, stette via 6 mesi e anche per la mia famiglia all'epoca fu un po' un mezzo trauma. Io francamente non lo ricordo, però Però me l'hanno poi ricordato altri. riferito. Per mamma in quell'epoca furono 6 mesi duri, ma furono, io credo, 6 mesi di università, perché quando tornò veramente trasformata, molto salda, molto anche profonda, molto capace di interpretare situazioni oggettive anche. E aveva acuito di più il suo istinto di linea strategica, insomma, per cui mamma sapeva prendere al momento giusto le giuste decisioni. È ricordata come una, quando le cose così, anche all'interno della fabbrica, andavano un po' in sobborgo, lei saliva su questa cassetta di legno e senza altoparlanti teneva bada, insomma erano circa 2.000-2.500 operai tra uomini e donne, quindi insomma lei sapeva comunque imporsi ed era molto servita. Credo che sia stato molto bello. Tra l'altro mi ricordo sempre una nota polemica di mia madre quando diceva ora abbiamo i delegati di reparto, abbiamo il consiglio di fabbrica, ma state attenti, i permessi retribuiti per far sindacato non vuol dire non far produzione. E quindi lei dava questo buon esempio, prima di staccarsi e entrare in sede di consiglio di fabbrica, lei faceva tutta la sua produzione che doveva fare come produzione di carattere giornaliero. Lei in questo era molto attenta e sempre molto in polemica con coloro i quali invece così interpretavano con più leggerezza questo loro nuovo istituto di permesso retribuito per svolgere attività sindacale. E venne poi eletta anche nella metà degli anni 60 nel comitato centrale del partito. E lì è stato un periodo in cui non stava troppo bene, ma comunque dette anche lì il suo contributo.
E dopodiché tornò però a occuparsi a livello primario di tutta l'attività sindacale. È stata anche funzionaria della FIOM per un certo periodo, quindi si staccò dall'azienda con il permesso retribuito, dato appunto dalla legge 300 del diritto dei lavoratori. Stette quanto bastò per costruire un quadro alternativo di riferimento e poi tornò in azienda. Quindi anche questo, e questo non lo dico come nota di polemica, ma lo sottolineo, di norma, quando un dirigente sindacale aziendale si staccava per svolgere all'interno del sindacato provinciale la propria attività, poi difficilmente rientrava in produzione. E invece anche questo non fu diversa, e se mi volle segnare questa diversità. Questo avvenne quando tua mamma era già verso... Questo avvenne quando mamma si preparava praticamente, sì, diciamo negli ultimi 8-9 anni che la precedettero alla sua andata in pensione. Bisogna considerare che mamma, tra un periodo di apprendistato che ha fatto dall'allora ditta Cendola e poi Re Assalto, chiuse la propria attività lavorativa con 40 anni di fabbrica, quindi era un bel malloppo di anni ed era una bella storia effettivamente. E poi ecco l'altra cosa, se tua mamma era del 15, no, era del 25 la mamma, ma lei andò in pensione, devo dire, con un po' di anticipo sui 55 anni, perché ultimamente aveva qualche disturbo e cominciava a segnare qualche problema. E dunque, considerando che Silvia è nata, secondo me è andata in pensione a grosso modo nel 1978-1980. Due anni prima. Sì, e volevo ancora sottolineare come, sempre andava il salto, fu fatta a suo tempo una politica dell'impiego del tempo libero, perché furono precursori in allora i fondatori di un soggiorno per ferie, lavoratori estigiani. Prima c'era Risole, negli anni 46, 48, 50, si dormiva sulla paglia ma in montagna. E durante il periodo delle ferie, i lavoratori del Valle Salto con le loro famiglie a turno andavano a passare quella settimana di 10 giorni in montagna, chiaramente a poco prezzo. Era stata la commissione interna. Sì. E poi fu trovata questa soluzione migliore a Rousson, dove si affittò una casa di montagna e la si attrezzò la bene meglio, poi via via con sempre maggiore attrezzatura, e per anni questo soggiorno lavoratore astigiani fu frequentato dai dipendenti della Valle Salto, dalle relative famiglie, con grande gaudio e simpatia. Anche in questo mamma si staccava un mese, andava lì, dirigeva questo soggiorno lavoratore astigiani, e devo dire che avevano anche ottenuto dall'azienda un piccolo contributo, ma non di monetizzazione, un sostegno tecnologico, nel senso che quando serviva un camioncino, quando servivano due pali in ferro, la ditta contribuiva e li portava a destinazione, ma dando magari in permesso non retribuito, mandando il loro fabbro, mandando il loro elettricista e quant'altro. È stata un'esperienza bellissima che molti giovani oggi ricordano con molta simpatia, questa del soggiorno lavoratore astigiani di Rousson. Figure come pastrone, Rousson Adriano, ma poi una serie di famiglie, e oggi quando li vedo, tanti expargoli che sono cresciuti lì durante il periodo di montagna, dicono, e tutti ricordano con grande, secondo me, simpatia. Anche tu, Piero, io andavo, durante il periodo estivo, facevo la cameriera, sì. Ci staccavamo, facevamo questo periodo in cui ci si improvvisava cameriere, si puliva, si serviva, ma era una cosa molto bella, collegiale. Io devo dire che ho anche imparato a conoscere meglio l'attuale mio marito, e lì ci siamo conosciuti. Lui è venuto per un periodo di vacanze in montagna, reduce dalla maturità,
E allora lì abbiamo incominciato a frequentarci e poi abbiamo poi approfondito la nostra conoscenza in FIGC, insomma, poi oggi siamo qui sposati dal 1970. Sì, bene, tua mamma l'abbiamo ricordata, mi pare che poi lei ha continuato come consiglio di farvi, quindi l'esperienza della commissione interna e poi si è trasformata nel consiglio di fabbrica, questo fino a quando? Perché poi invece tua mamma è diventata dirigente FIOM, come hai detto, poi è tornata alla produzione, però poi è andata a fare la dirigente CGL. In pensione. Quando lei era già in pensione, vi fu un problema di rafforzamento, di riorganizzazione lì in seno del sindacato, per cui a titolo del tutto volontario, però lei continuava il suo contributo e ha dato, secondo me, una grossa mano a reimpiantare la parte amministrativa e poi soprattutto è stata un po' l'antesignana organizzatrice di quelle che adesso si chiamano CAF e fanno questi servizi fiscali, perché lei aveva poi approfondito, aveva imparato e aveva fatto un piccolo gruppo per cui durante il periodo della denuncia dei redditi gratuitamente stendeva questo allora modello 730 che lo si stendeva manuense e quindi è stato anche lì una, secondo me, un'esperienza interessante, perché poi questo è stato gradito dalla gente, dai lavoratori, dai pensionati, tant'è che poi questa esperienza è maturata non solo ad Asti, è maturata a livello regionale e nazionale, ci sono fondati poi i CAF, che sono i centri di assistenza fiscale, che ci sono tuttora, stanno lavorando secondo me discretamente bene. Tu lì hai dato un contributo, adesso parliamo di te. Io lì ho dato un contributo, sia per quanto riguarda il versante fiscale, ma diciamo così che la mia specializzazione verteva sulla consulenza di carattere previdenziale e assistenziale. E sono diventata direttore io del patronato INCA nel 1970 e ho ereditato una cosuccia che era piccola, erano locali molto improvvisati, un modo di fare patronato in forma del tutto socio-assistenziale, poco vertenziale, e lo cambiai il sistema di lavorare. Trovai in effetti per lungo il percorso alcuni collaboratori validi e intelligenti e incominciamo a far formazione anche sindacale ai delegati della CGL, divisi per categorie. Dovevano avere una capacità di una risposta decentrata all'interno dei luoghi di lavoro sui temi relativi alla sicurezza sociale e alla previdenza, cioè quando un lavoratore si interrogava quando poteva andare in pensione o se ammalato se poteva avere un riconoscimento di invalidità e come fare in caso di infortunio sul lavoro o di malattie professionali, incominciare a dare delle prime risposte, poi naturalmente poi i casi ce ne venivano poi portati in ufficio e lì li contrattavamo. Io credo che una particolarità del mio lavoro, io ho sempre cercato di lavorare anche in modo molto unitario nei confronti della CISL e della UIL, agganciando un lavoro, diciamo così, abbastanza concertato con l'INAS e l'ITAL, che erano i patronati di emanazione di queste categorie. Io qui, anche qui, devo dire che ho ereditato da mia madre un forte spirito unitario. Mamma, lei era al di là di ogni versante settario che continuava a essere, permanere, rispetto anche a un osservatorio di un comportamento da parte della CIS, della UIL, soprattutto nel passato, del tutto padronale, quindi poco, diciamo così, condivisibile, ma lei puntava all'unitarietà del sindacato e fortemente. E su quest'onda io credo di aver anche lavorato e sul versante
così, sindacale di patronato, ho cercato sempre di ragionare in termini unitari, unitari per presentare anche le piattaforme in azienda sul profilo previdenziale e assistenziale. Devo dire che un bel pezzo d'aggancio mi fu dato dal servizio di medicina del lavoro, non so se ricordarlo, ma penso proprio che meriti, perché partì proprio dalla Valle Salto, partì di lì inizialmente in modo molto embrionale, poi prese corpo l'idea di fondare il servizio di medicina del lavoro e dotare tutti i lavoratori. Siamo nel 70, metà degli anni 70, ma anche prima, forse intorno alla fine tra il 1968 e 1969, quindi gli anni, diciamo così, delle grandi rivendicazioni un po' guidate, però già molto più mature. Noi allora avevamo già poi degli obiettivi molto certi. Quindi la Valle Salto fu la fondatrice del servizio di medicina del lavoro, tutti i lavoratori furono visitati e furono dotati di libretto sanitario aziendale con all'interno i rischi eventuali biologici, ecco, che loro potevano correre durante la loro attività. E agganciandoci a quel ragionamento, e poi successivamente naturalmente allo Statuto dei diritti dei lavoratori, che ci dava la possibilità in azienda, con gli articoli 5, 9, 12 della legge 300, di muoverci con dei riconoscimenti, no, di presenza all'interno dei luoghi di lavoro, portammo avanti questo ragionamento della medicina preventiva, che è stato naturalmente molto utile e ha creato una grossa coscienza, no, tra i lavoratori del dato del rischio lavorativo ambientale. Devo dire che in me oggi stiamo un po' perdendo su quel versante lì, perché c'è stata una carcerizzazione del mondo del lavoro, ci siamo un po' indeboliti e devo dire che il lavoro nero certamente non aiuta a tenere testa alto un ragionamento di questo tipo. È un grosso peccato, perché furono conquiste veramente da fiore all'occhiello, perché creiamo una coscienza tra i lavoratori alta sul problema salute, talmente alta da portare avanti lotte e rivendicazioni che rifiutavano la paga di posto di rischio ambientale, quindi rinunciarono anche a un pezzo di salario pur di poter rimuovere l'ostacolo primario del dato di nocività. Anche perché abbiamo scoperto delle proprio problematiche grosse relative alla sordità, quindi una grossa gamma di ipoacusie, e non solo tra gli assalto, ma gli accertamenti poi furono estesi anche all'Avir e alle altre aziende, silicosi, grossi problemi anche broncopolmonari dati da fumi, polveri, vapori, gas e quant'altro. E poi c'era tutto il versante delle sostanze chimiche che ovviamente hanno comportato e comportano tuttora dei grossi riflessi di carattere di danno alla salute. Faccio una domanda rispetto al patronato Inca, rispetto alla CGIL, aveva una sua autonomia, una sua... Inizialmente no, quando ho preso in mano questo patronato somigliavamo a un piccolo ufficio emergenziale, ma molto diretto da mamma alla casa madre. No, abbiamo poi preso corpo e ci siamo, devo dire, anche a livello nazionale. Perché prima ti riferivi al fatto di avere anche una visione unitaria, sì, cioè, non che sì, la CGIL non ci avesse, ma il patronato poteva. Ma noi andavamo avanti in modo unitario, anche perché i problemi della salute indubbiamente relativi all'indennizzo di queste problematiche, di questi danni, non potevano dire che un riferimento di carattere tale, quindi su questo profilo. No, andammo avanti sicurezza sociale e oggi devo dire che l'Inca, pur muovendosi, parlate di Inca CGIL, pur muovendosi in un contesto
all'interno della CGIL oggi è un grosso pezzo anche di elaborazione di politiche sulla sicurezza sociale, che ha un proprio peso, una propria autonomia. No, no, e sotto questo profilo c'è stato un ragionamento che è sempre andato in progress. Tu sei stata anche dirigente nazionale? Sì, io sono stata dirigente nazionale, prima regionale, poi nazionale, poi di nuovo regionale, e ho sempre fatto parte anche del pool che a livello nazionale si occupava del contenzioso, quindi della ricerca delle possibili interpretazioni anche giuridiche per ottenere determinati risultati. Non bisogna dimenticare che la materia previdenziale e legislativa in Italia, una volta che emanata, però poi per applicarla comporta indubbiamente sempre anche delle questioni di carattere vertenziali che poi si trasformavano anche in contenzioso legale. Ecco, volevo ancora solo aggiungere, a proposito di contenzioso legale, che siamo stati anche favoriti all'interno del processo di evoluzione, di trattazione dell'attività del patronato dal nuovo processo del lavoro, quindi la legge che uscì nel 73, che diede la possibilità di avviare le cause di natura previdenziale senza oneri da parte dei ricorrenti, dei lavoratori, e questo fu un grande elemento di democrazia, perché potevi anche cimentarti su delle questioni, su dei principi di carattere previdenziali, anche interpretativi, per portare a casa il servizio senza oneri e né costi, e questo è stato secondo me un grosso pezzo di democrazia portato sempre avanti in quegli anni. Devo dire che come sindacato, come movimento, possiamo sicuramente essere soddisfatti per cosa stiamo consegnando alle nuove generazioni sotto questo profilo. Bisogna stare molto attenti a non tornare indietro, i rischi ci sono. Ci sono sul quotidiano, li abbiamo visti con la Costituzione, non solo, quindi li abbiamo visti per esempio sull'attacco dei licenziamenti, sulla giusta causa dei licenziamenti, no? Il famoso articolo 18 e ancora prima, proprio la legge, la 604, che già noi ottenemmo nel 66 sulla giusta causa dei licenziamenti. Questo era un pezzo, anche qui una bella pietra miliare che come movimento sindacale italiano noi abbiamo messo all'interno. 64, dicevo 66 e la legge 604. Poi l'altro momento importante naturalmente è lo statuto dei diritti dei lavoratori, che io ritengo ancora oggi molto attuale e peraltro ancora largamente inapplicato, se andiamo proprio a vedere bene alcune possibilità di attuazione. Direi semmai questo statuto dei diritti dei lavoratori, ma con tutte le attenzioni del caso, oggi andrebbe un po' aggiornato rispetto alla nuova realtà del mondo del lavoro, cioè questi contratti di collaborazione continuativi, questa è l'attività part-time, l'attività stagionale e i lavori a termine. Ecco, su questo andrebbe interinato, andrebbe un po' riadattato, ma con tutte le cautele, perché nel momento in cui ci metti mano devi stare molto attento che ci sia il rischio che ti portino via qualcos'altro, per cui piuttosto rimanga così, che è sempre un bel pezzo di difesa e utile ancora ai giorni nostri. Tornando alla Valle Salto, perché tu nel tuo lavoro avrai avuto modo di vedere anche come questa fabbrica ha potuto evolversi fino a un certo punto, diciamo, e poi però ha cominciato, ecco, a tuo giudizio, dato che noi stiamo, come dire, interrogandoci, no, su quelle che possono essere state le cause di questo declino, di questa, dal tuo punto di vista ti sei fatto un'idea di questo? Sì, ma adesso qui diventa un po' lunga, ragionare poi tutto sulla storia, diciamo, no, così. Guarda, il mondo del lavoro della Valle Salto secondo me è stato ovviamente fortemente attaccato nel momento in cui la Fiat ha incominciato a registrare la sua crisi, no? Di carattere occupazionale. Lì nacque quella cassa integrazione speciale che si trasformò in legge.
e sarà solo le casse del libro, no? Perché mantenere per mesi e mesi, anni, dipendenti, lavoratori, cassa integrazione speciale, ovviamente. Pesava. Questo pesava, questo coinvolto anche, indubbiamente, anche la Vai Assalto. Dopodiché si ottennero i pensionamenti anticipati, la famosa legge 155 del 1981, quindi la vera crisi di carattere occupazionale nasce lì, nasce nel 1981. Una legge, quella dei pensionamenti anticipati, 30 anni di contributi pagati 35, e quindi con relativi pensionamenti in alternativa al posto di lavoro, indipendentemente dall'età, era nata per un anno e poi ce la stiamo trascinando ancora tuttora, ed è stata allargata purtroppo come crisi nel mondo occupazionale a molti versanti, a molte categorie. Quindi la vera crisi della Vai Assalto nasce lì, nasce nell'81, il sindacato la registrò e faticosamente, io dico, si mise a fuoco cosa poteva significare per quell'azienda questo declino. Io dico faticosamente perché non credo che vi fu una immediata percezione di dove si andava a finire, quindi è inutile che stiamo a dire, l'avevamo detto, l'avevamo visto, intravisto delle difficoltà aggettive, ma sicuramente si credeva di poter comunque superare questa crisi, anche seppur con manodopera ridotta, e invece poi a livello così, io dico proprio anche a livello di trattative di carattere aziendale, forse ci sono stati indubbiamente degli errori da parte del sindacato di interpretazione di quella situazione obiettiva, e quindi non, dopodiché l'altro aspetto molto significativo è il passaggio di proprietà, no? Questo passaggio di proprietà, la famiglia Griffa che vende, dopodiché l'arrivo del capitale straniero, è cambiato immediatamente l'asse di rapportarsi anche da parte dell'istanza sindacale con questa nuova dirigenza e con questi nuovi titolari. E poi io devo dire anche il rinnovo delle generazioni sindacali nuove, purtroppo. Secondo me non c'è poi stato poi tutto sommato questo cambio di testimone a livello sindacale, per cui a un certo punto il quadro dirigenziale sindacale si trovò un po' fragile per affrontare questo insieme di nuove problematiche a livello tecnologico e organizzativo che la Vai Assalto, portava. Fammi capire, cioè, si ritrovò fragile perché fu un ricambio o perché non ci fu ricambio? No, per il ricambio. Fu un ricambio proprio di testa generale, molto celere. Via Cossetta, via Olga e molti altri personaggi, per cui la nuova generazione stentò dal mio punto di vista a ingranare sotto quel profilo, e anche se devo dire lì c'è stata comunque un'eredità interessante, che è comunque il dato dell'unitarietà, perché lì Fiomme, Fim e Wilm, sempre partendo dalla Vai Assalto, diedero poi vita all'FLM, la Federazione Lavoratori Metalmeccanici, e qui si iniziò un ragionamento, diciamo così, anche di sede unitaria, quindi non solo di linea. Fu un'esperienza interessante che però poi alla fine non diede i risultati anche voluti, e quindi fu sciolta, come ciascuno col ritorno, ciascuno nelle singole postazioni. E tutto sommato devo dire che i nuovi quadri sindacali, quindi aziendali, della Vai Assalto hanno un po' sofferto di una capacità di elaborazione, questo sì, questo lo registro adesso a posteriori, certo. E con questo non significa che erano meno intelligenti, no. o meno capaci, però è insieme,
questione di capire l'insieme. Forse la Valle Sauto poteva andare in modo diverso se si riusciva a prendere il filone giusto, tutto lì. Allora senti, io ti volevo chiedere, vorrei fare un passo indietro. Tu abbiamo parlato di Olga e di come stiamo parlando adesso della parte femminile, diciamo, della fabbrica. Tu hai ci hai raccontato di come anche la primissima esperienza di Olga in Valle Sauto, nella commissione interna, già generò un suo. Innanzitutto tu poi hai avuto modo di vedere come anche la componente femminile nella fabbrica, che fu una parte importante, eccetera, è evoluta in qualche misura, ne hai potuto cogliere nei tuoi anni di sindacato, anche di esperienze personali, credo, perché poi non è che il sindacato era molto diverso da poi cosa succedeva in fabbrica e così via. Quindi con uno sguardo un po' retrospettivo, no? Sì. Riesci a dirci cosa è cambiato? Ma io devo distinguere, allora noi abbiamo avuto, diciamo così, come rivendicazione propriamente femminile, abbiamo voluto e ottenuto, seppure con lentezza, molto importanti leggi che oggi fanno il nostro bagaglio storico, sociale che ci segue. Guardate, non è una banalità, ma la legge per esempio sulla maternità che fu strappata nel 1971, è la più bella in Europa in assoluto. Fu quella che riconosceva i 5 mesi di astensione dal lavoro, che introduceva il contributo da parte dei datori di lavoro per gli asili nido, che dava la possibilità alla donna, se è stato interessante, di poter essere cambiata ad altre lavorazioni oppure di rimanere a casa in modo anticipato sino al parto, e soprattutto introdusse il divieto di licenziamento per la donna in gravidanza. Quindi questo fu un fatto altamente rivoluzionario. E questa stessa legge sulla tutela delle lavoratrici madre oggi ha dato la possibilità di andare a questa grande riforma del testo unico, dei congedi parentali e quindi della possibilità di... Una legge ancora in vigore? È ancora in vigore, è stata modernizzata, è stata inglobata nel testo unico dei congedi parimentali, per cui oggi a livello paritario papà e mamma possono dedicarsi all'allevamento e cura dei loro figli con le stesse regole e con le stesse possibilità. Quindi questo diciamo che sul versante occupazionale di bei diritti specifici ne abbiamo ottenuti, tra cui la legge sulla parità salariale. La Valle Sauto è stata antisignana. Pensa che mamma ricordava in una sua testimonianza che se un uomo durante il periodo degli anni 1940-1950 percepiva una paga pari a 100, la donna con la stessa mansione percepiva 50. E se la donna era adolescente, non aveva ancora raggiunto la maggiore età, che in allora era 21 anni, ancora meno. Quindi c'era la paga ragazza e poi la paga donna e finiva lì, ma proprio dimezzata rispetto a quella dell'uomo. No, indubbiamente dei passi avanti sotto il profilo salariale e riproduttivo in questa società ne abbiamo fatti. Io credo che però oggi la donna consultivo non debba assolutamente tirare i remi in barca e dire ce l'abbiamo fatta, perché secondo me siamo di nuovo punto a capo, perché abbiamo delle bellissime leggi previdenziali del nostro paese che ci tutelano, ma siamo a casa dal lavoro, cioè abbiamo questa grossa difficoltà di essere inseriti nel mondo del lavoro. In caso di crisi occupazionale o socio-economica siamo le prime che torniamo al posto di lavoro, e quindi abbiamo un po'
proprio un problema di parità ancora da difendere, sostanziale, e quindi non bisogna tirare mai i remi in barca assolutamente. Quindi noi, secondo me, la donna ha ancora tante cose da portare avanti. E la fabbrica per la donna che veniva dal mondo della famiglia o della campagna e così via, è stata però una fucina di crescita. È stata una cucina indubbiamente di crescita, di educazione, di educazione nella società e comportamentale anche nella famiglia. Questo dal lato è stato molto positivo, in altre circostanze ha purtroppo generato delle separazioni in famiglia, perché l'evoluzione della donna qualche volta ha comportato la messa in crisi di un rapporto magari basato su vecchie regole, e quindi di qui poi anche la presa così di coscienza, come l'Italia aveva bisogno proprio francamente di essere dotata di un istituto come il divorzio, e vincere questa referendum sul divorzio in Italia fu, secondo me, un pezzo più importante che una donna poteva realizzare in quell'epoca, un grosso atto di civiltà. Che è un'affermazione di realtà, di una libertà. È un'affermazione di realtà, poi uscire dall'ambiguità, alzare la testa e portare avanti la tua vita lavorativa, magari accollandoti i figli, ora, allora come ora, nel senso che questo non cambia nel momento in cui c'è una separazione, ma la donna credo che tutto sommato non si sottragga a questa sua vocazione di mamma, anche quando è pienamente impegnata nel ciclo produttivo in una libera professione. Insomma, essere mamma è bello, bello educare, è bello portare avanti i principi che hai dentro e che ti costruisci giorno per giorno. Allora, una domanda personale rispetto al rapporto mamma-figlia, che in questo caso Piera, figlia di Olga, com'era il vostro rapporto? Alla pari. Io sono stata fortunata, perché se avevo qualche problema anche di natura esistenziale, come può accadere nell'evolversi, io potevo parlarne tranquillamente con mia mamma, certa di non scandalizzarla, fra virgolette. Quindi questo è stato molto importante per me, e ho cercato c'era di... Confidenza, c'era confidenza, fiducia, e c'era questo rapporto di stima, posso dire reciproco, perché mamma fin dall'inizio comprese anche come ero fatta, quindi come mi stavo evolvendo, e niente, è stato bellissimo tra di noi. Peccato che è stato corto, perché lo trovava. Non so come facesse, ma lo trovava. Anch'io l'ho sempre trovato per mia figlia. È stato poco, perché poi lei è mancata presto, ci manca ancora adesso. È vissuta a 65 anni. Molto poco. Allora, un'ultima domanda. A Piera, oggi impegnata come assessore, sì, nella giunta Voglino, prima come capogruppo dei DS, da qualche mese, quasi un anno forse. È da novembre. Novembre del 2005, assessore al commercio. E altro, visto anche gli aspetti informatici. Ho gli aspetti informatici, ho la delega ai vigili urbani, ho l'URP, eccetera. Ecco, allora, la domanda è, dal tuo punto di vista, la città, Asti, com'è oggi? È cambiata? I rapporti fra le persone? Cosa si dovrebbe fare? Qual è il lavoro? Ma io devo dire, trovo molto difficile comunicare. Noi abbiamo dei grossi problemi di comunicazione tra l'attività della giunta, la comunicazione tra i componenti della giunta stessa, tra il consiglio comunale, quindi il rapporto tra giunta e consiglio comunale, e poi a scendere fra la cittadinanza. Bisogna trovare delle soluzioni per aprirci di più e riuscire a comunicare alla gente ciò che si fa, perché si fa molto e stiamo affrontando e abbiamo affrontato molti problemi. La città sta cambiando, per piacere o non piacere, ci sono
ultimamente delle questioni, delle cose di carattere anche applicativo che forse meriterebbero una maggiore attenzione, ancora un pelo di correzione, ma questa giunta per questa città ha fatto molto. E abbiamo cercato di cambiare il volto di questa città cercando di pensare a una città che guardi in avanti e quindi si apra e corregga questa chiusura, no? Che è tipica di questa nostra società astigiana. Guardiamo lo stesso commercio. Io avevo due strade come assessore al commercio. La prima è di svolgere questo mio assessorato fermandomi a vedere che tutta la parte legislativa e normativa venisse applicata nel giusto modo. Dall'altra delegare questo ai dirigenti e cimentarmi invece sulle possibilità di rilancio del commercio d'Asti all'interno di un piano di sviluppo e all'interno di nuove strategie. Io ho scelto quest'ultima perché non poteva essere diversamente, nel senso che tutto quel che c'è di nuovo, di novità sul fronte del commercio, volevo portarlo anche sul piano territoriale. Per esempio l'iniziativa di andare a formare fra i negozi fissi del centro storico un centro commerciale naturale consorziato che si occupa di marketing, che si occupi di iniziativa, che proponga soluzioni di carattere anche territoriale e merceologico, poteva essere e deve essere per la nostra città la strategia alternativa ai centri commerciali artificiali. Io credo che su questo versante sto lavorando fortemente. Adesso stiamo molto attenti perché pare che la regione peraltro apra dei bandi specifici per queste cose e quindi all'interno di questa possibilità dei bandi vedremo anche come riusciamo ad avere questa implementazione di carattere economico per applicare questa nuova iniziativa. Devo dire che c'è un intreccio tra ragionamento del centro commerciale naturale su quanto stiamo facendo all'interno delle piazze della città. Per esempio questo recupero di piazza Statuto, tanto discusso per quel taglio di alberi, 2-3 non di più, in realtà lì viene fuori una piazza con delle grosse possibilità intanto di promozione anche a carattere di marketing. Quella tornerà a essere l'antica piazza delle Erbe e quindi creeremo dei chioschi e vedremo di mettere lì delle erbe in modo che si ritorni ad avere quel profumo e cercheremo di inglobare questa piazza nel centro storico e soprattutto attrezzata handicap per cui è stata livellata e diventerà secondo me un gioiellino perché è una bella piazza medievale che vale proprio la pena di riscoprirla. Peraltro Piazza Statuto era l'antica piazza nel 1940 in cui vi era il mercato coperto che adesso è stato spostato in Piazza Libertà. È bellissima, quindi verrà una cosa molto bella. Nuovo arredo di Piazza San Secondo e poi devo dire fiore all'occhiello, risistemo Piazza Catena. E intanto la mettiamo in sicurezza, facciamo i marciapiedi, cerchiamo di abbellirla un po'. A ridosso aumenteremo di un piano il parcheggio, per cui una ottantina di posti in più auto ci saranno, e sono sopravvivendo, però senza rovinare la vista ai palazzi circostanti, per cui abbiamo visto che vi è la possibilità di questa soluzione tecnica. E poi rilanceremo questo mercato di Piazza Catena, ho già trovato due soldini, doterò di edicole e di ombrelloni tutti uguali questi punti vendita e insomma poi Piazza Catena deve essere la piazza in cui si va a comprare col cestino di limini perché vuoi mica mettere questi bei prodotti agricoli dei produttori soffocati in una borsa di nylon, no? Quindi queste belle insalate, queste belle cose in questi cestini di limini che insomma, ho già trovato anche il modo di averli, per cui
faremo una cosina veramente bella, quindi, anche in Piazza Catena, col consenso peraltro sia dei produttori che dei commercianti, perché li ho già incontrati. La comunicazione avviene non solo perché i giornali ne parlano, ma perché ci sono dei canali di contatto per sì, ecco, quella è la strada giusta, perché sì, io questo coraggio, tra virgolette, l'ho avuto, perché ho pensato, ho detto, qui non si possono fare cose sulla testa. E allora abbiamo convocato prima i commercianti in sede fissa e poi i produttori presenti in Piazza di Nera. Devo dire che sono venuti tutti e devo dire che abbiamo presentato questo progetto visivamente, abbiamo accolto alcune osservazioni e adesso partiamo, iniziamo già a ottobre, abbiamo i soldi, abbiamo tutto, ecco, il consenso della gente, speriamo di riuscire a fare le cose per bene. Tra l'altro va sottolineato che lì è la vecchia sede del tribunale, no? Che adesso è un contenitore vuoto, abbiamo tranquillizzato anche i commercianti, ben presto arriveremo noi con tutti gli uffici del comune, facciamo un grosso accentramento, quindi vuol dare lì in pratica a riportare un bel po' di gente, no? L'attività, anche perché insomma non si può mica azzerare, no? Certo. Dalla sera alla mattina la frequenza di persone. Ultimissima cosa, la donna in politica e nell'amministrazione, diciamo, perché questa, qui parliamo più di amministrazione, sì, ecco, sì, sì. È necessaria una sua presenza, ma non per fare della retorica, ma perché mi sembra che ci siano delle cose che vengono dalle donne che hanno qualcosa a che fare con buon senso, il lavoro concreto, cioè che supera anche le questioni a volte ideologiche, è così? Ma è, guarda, è così, non è poco comune, cioè anche perché abbiamo quel qualcosa, abbiamo quella sensibilità particolare che ti fa cogliere momenti, aspetti della vita così amministrativa, di lavoro, in modo diverso. Io non lo so, non lo dico io, lo dicono i colleghi di giunta, che sono entrata e mi dicono che ho portato una nuova ventata di voglia di fare, di sensibilità, di simpatia, quindi devo dire che sono stata molto ben accolta e lavoriamo molto bene. E hai raddoppiato la quota femminile. E poi ho raddoppiato la quota femminile, questo sì, in giunta, sì. Però bisogna essere, bisogna lavorare molto. Cioè il fatto di essere solo quota rosa non vuol dire niente, bisogna impegnarsi, bisogna affrontare problemi, avere il coraggio di scommettersi e farsi rispettare come si era fatta rispettare mamma Olga all'epoca in commissione interna quando si trattava di spazzare il pavimento. Questo non bisogna dimenticarlo mai. Grazie.